Dall'alto di un colle coronato di tetti e merlature, Cirigliano osserva il torrente Sauro, contornato dai fitti boschi della collina materana. Ci troviamo in Basilicata, il nostro borgo è il più piccolo sia a livello di popolazione che di territorio nell'intera provincia di Matera. Siamo collocati all'interno della collina Materana, anche se il nostro territorio si sviluppa addirittura da 450 metri sul livello del mare sino a 1150, quindi a livello poi paesaggistico è molto ricco. Se il toponimo potrebbe derivare dal cognome gentilizio romano Cerellius, la prima testimonianza scritta della presenza del borgo risale al 1060. Nel XVII secolo il feudo fu acquisito dalla famiglia Formica, che ne detenne il possesso fino al 1806. Il castello baronale fu costruito nel 1593 e rimaneggiato a partire dall'epoca moderna e poi ancora nel XIX secolo. Il castello è Castello Formica perché questi fratelli Filippo, Angelo, Giuseppe a un certo momento sono diventati eredi e penso proprio nel 500 sia nato lo stemma, perché lo stemma ha un leone rampante con tre formiche. Penso che le tre formiche siano questi Filippo, Angelo e Giuseppe. L'elemento più rappresentativo dell'intero complesso è l'imponente torre d'avvistamento che svetta sull'abitato e sulla valle. Si tratta di uno dei pochi esempi in Europa di torre a pianta ellittica e la sua costruzione risale al XIII secolo. Vicino al castello si trova la cappella dedicata alla Madonna Addolorata. La cappella invece è stata valorizzata da un membro della famiglia. Filippo nel Settecento ha voluto decorare la cappella chiamando degli autori importanti. I quadri più importanti, due, sono di un pittore napoletano che si chiama Giuseppe Simonelli, che era il primo allievo di Luca Giordano, pittore molto importante nel Settecento napoletano. Se oggi le tele di Giuseppe Simonelli sono esposte a Matera presso Palazzo Lanfranchi, di grande interesse sono il soffitto ligneo decorato con volute e cornici, la Pietà del XVIII secolo, opera di un ignoto artista locale, e la statua della Madonna della Dolorata posta sull'altare maggiore. La cappella è molto omogenea nel suo interno, sia negli arredi che nei quadri, che nelle decorazioni, e quindi è un esempio di uno stile di un Settecento napoletano di provincia. Anche la chiesa madre è dedicata alla Madonna, questa volta assunta. Eretta nel XVI secolo, ha subito pesanti rifacimenti nel corso dell'Ottocento. Inizialmente la navata centrale doveva essere lunga il doppio dell'attuale. La chiesa si suddivide in tre navate. All'interno della chiesa troviamo tre statue lignee molto importanti risalenti al XVII secolo. Quella di San Giacomo, che è il protettore del nostro paese, l'Immacolata e Santa Maria Maddalena. La chiesa madre, restaurata completamente nel 2002, accoglie un prezioso crocifisso in argento, esempio della raffinata manifattura devozionale d'uso antico. La croce tortile è un elemento caratterizzante della chiesa madre di Cirigliano e risale al 1609 ed è una tipica croce ad albero. Gli elementi che la caratterizzano danno proprio l'idea di essere una croce processionale, come il pellicano, che è proprio la rappresentanza di Gesù visto come arbor vitae. Il centro storico, raccolto e suggestivo, va visitato a piedi, ammirando le abitazioni ad archetti e piccoli volti, nonché le antiche residenze nobiliari, tra le quali spiccano Palazzo Fanelli e Palazzo Romeo. Abbiamo scoperto che l'ingegnere Nicola Romeo era originario di Cirigliano. Suo nonno, nativo del rione Capo La Torre, si è sposato a Montalbano, ha avuto dei figli. I suoi nipoti, quindi l'ingegnere Romeo e la sorella, sono appunto originari di questa famiglia Romeo che proveniva da qui. A causa della morte improvvisa e prematura dei genitori, sono stati mandati da una zia benestante a studiare a Sant'Antimo, vicino Napoli, da dove poi è partita la storia dell'ingegnere. Dopo la laurea è emigrato a Milano per lavoro, ha acquisito l'Alfa, aggiungendoci il nome Romeo, da lì la nascita dello storico marchio Alfa Romeo. Se il palazzo in rione Capo La Torre sarà presto restaurato, grande impegno è stato profuso nella ricostruzione della genealogia di famiglia.
abbiamo ricostruito tra Cirigliano e Montalbano l'albero genealogico della famiglia Romeo. Mancano pochi dettagli, ma oramai abbiamo quasi tutta la famiglia, abbiamo ricostruito anche le parentele. Si trova presso la casa comunale e una volta completato gli sarà reso il giusto lustro, quindi messo in forma ufficiale per renderlo pubblico. Il paese è tutto costruito in pietra di Cirigliano. Si tratta di una materia prima speciale e totalmente autoctona, ancora oggi estratta dalle storiche cave. A circa 2 chilometri dal centro si può fare una sosta presso la grotta dedicata alla Madonna, escavata nella roccia viva dal brigante pentito Donato Gruosso. Il territorio ospita altri piccoli tesori, come ad esempio i resti di ben 3 mulini ad acqua. Il vecchio mulino, situato in località Santa Maria Vignola, si perde tra i toni argentei degli ulivi che punteggiano i versanti scoscesi delle colline. Salendo in quota, il paesaggio cambia, esibendo nuove e speciali attrattive. Il nostro territorio presenta una varietà ambientale importantissima. C'è la parte su in montagna, da 900 a 1100 metri, che il famoso bosco di Montepiano, che fa parte del parco di Gallipoli Cognac, dove all'interno, anche se no, abbiamo una superficie di 48 ettari di bosco, ci sono delle strutture per fare sport per le famiglie. Abbiamo un ristorante, abbiamo un villaggio turistico là sopra, abbiamo un museo della contemplazione, quindi oltre a fare sport c'è anche il momento della riflessione. L'aria pura e le tante sorgenti naturali arricchiscono la cornice ambientale in cui si inseriscono il villaggio turistico Serra Verde e il Cirigliano Adventure Park, luoghi perfetti in cui vivere la natura tra adrenalina e relax. Cirigliano Adventure Park nasce per offrire la possibilità ai più piccoli e non solo, anche ai più grandi, di cimentarsi tra percorsi avventura. Ci sta una parete d'arrampicata abbastanza emozionante e adrenalinica. Abbiamo anche il tiro con l'arco, il tiro a piattello laser, i tiri di precisione, il tappeto elastico. Insomma, l'offerta è ampia. Un'esperienza appena avviata che mette in campo iniziative importanti e tutti i servizi necessari per chi ama praticare il turismo all'aria aperta. Oltre ai campi da gioco, il bosco è il vero protagonista dell'esperienza e viene vissuto e valorizzato con attenzione e sapienza. Il sentiero della biodiversità è un sentiero che parte da Acquafur, arriva fino a Serra Verde, e lungo questo sentiero ci sono una serie di cartelli didascalici che spiegano appunto tutte le specie vegetali e animali, soprattutto uccelli, presenti all'interno. Un'attività che ben si addice agli appassionati di natura e, in virtù della sua accessibilità, adatta ad esperienze didattiche e formative. È un percorso, quello della biodiversità, che si può fare tranquillamente in trekking, dura all'incirca un'ora, e durante il percorso appunto io ho modo di far osservare tutte le specie vegetali presenti e, quando siamo fortunati, anche di riconoscere il verso dei vari uccelli che popolano questo bosco. Un luogo d'eccezione in cui fare esperienza. È importante imparare non solo dai libri scritti su carta oppure digitali, ma imparare attraverso, nel bosco direttamente, attraverso la natura. Il sentiero della biodiversità e tutte le attività che vogliamo mettere in campo all'interno di quest'area si riallacciano proprio ad un progetto educativo a cui abbiamo dato il nome di EduBosco. Il progetto mira ad integrare antiche tradizioni e tutela dell'ambiente in un'ottica sostenibile. Attraverso il progetto anche della biodiversità stiamo cercando di recuperare delle tradizioni antiche, tra cui quella del sapone. Crediamo che i ragazzi devono imparare a conoscere il passato per capire il futuro. Il nostro sapone è bello, ma perché è realizzato a mano, fatto da noi con passione, con incanto e magia. Questo vorremmo trasmettere ai ragazzi.
I visitatori che desiderano scoprire Cirigliano possono inoltre contare su una ricca offerta ricettiva. Il turismo sostenibile rappresenta oggi un settore emergente e di fatto già trainante. Io non sono lucana, sono venuta qui come turista e mi sono innamorata di questa regione che è stupenda. E ho deciso di, insieme a altri due soci, Nicola Lista e Pino Crescente, prendere in gestione il ristoro di Cereglio qui a Cirigliano. La struttura è molto bella, le camere sono ampie e confortevoli e abbiamo poi questa piscina che è quasi olimpionica e dove si respira poi un silenzio, una pace veramente infinita. E penso che venendo dalle metropoli, dalle città, uno abbia bisogno veramente del silenzio per ritrovare se stessi. Natura, buon vivere, ritmo lento. Sono questi gli ingredienti che fanno di Cirigliano un luogo in cui sentirsi a casa. Io vorrei portare queste persone in campagna, renderli partecipi. L'ospite, non il cliente, l'ospite si deve sentire a casa, si deve sentire come a casa loro, integrati nella nostra comunità. Sono andato in tutto il mondo. Le esperienze più belle che ho fatto è quando sono andato in posti sperduti e vissuto con i nativi. Io sono stato in Africa, sono stato in Colombia, sono stato a Bali e l'esperienza non è il resort. Quello che mi è rimasto nel cuore è quando io ho vissuto in compagnia con i nativi. Una comunione che porta alla conoscenza e alla comprensione per una vacanza che diventa esperienza. Le persone che vengono a Cirigliano, perché vengono a Cirigliano, vengono proprio per questo, per vivere queste piccole emozioni, per vivere il territorio e sono affamati di conoscenze. E noi abbiamo una cultura, la nostra cultura contadina, chiamiamola così se vogliamo, però è una cultura molto semplice ed è molto di cuore. L'esplorazione di questa cultura antica passa necessariamente attraverso la degustazione delle specialità locali. La Sapori Mediterranei nasce una ventina d'anni fa, quasi per gioco, e da allora produciamo tutto ciò che concerne il suino, sostanzialmente, prodotti naturali, senza additivi, senza conservanti, non facciamo assolutamente uso di chimica. I prodotti che andiamo a realizzare quotidianamente sono quelli classici della tradizione norcina lucana, il quale può essere capocollo, pancetta, guanciale, salsicce, dolci, piccanti, e facciamo anche il pezzente, che da una decina d'anni e più è un presidio slow food, quindi un prodotto tutelato. Carni da suini allevati in loco, che si esaltano durante la fase di stagionatura, che deve essere lentissima, esattamente come una volta. Queste eccellenze si sposano alla perfezione con i molti piatti che la tradizione regala. Oggi ho preparato delle cicorielle e fave, piatto molto antico della nostra tradizione. Ho preparato ceci e cotica di maiale. Ho preparato delle frittatine con asparagi selvatici, uova e salsiccia nostra del posto. Il ragù della domenica con orecchiette fatte in casa, con pezzente nostro e gallo nostrano. I nostri peperoni cruschi, il nostro piatto tradizionale fatto con mollica di pane raffermo e peperoni cruschi, tutto con rigorosamente pasta fresca. Abbiamo un altro primo che ho creato sempre con prodotto nostro, il guanciale di maiale, che l'ho abbinato al pistacchio di Stigliano.
questi sapori genuini traggono origine dalla conoscenza del territorio e dalle ottime materie prime disponibili. Poi ci sono tutti i prodotti, i formaggi, della zona che io prendo nelle campagne qua vicino. Caciocavallo podolico, con peperoni cruschi, pecorino, caprino, burra, manteche, scamorze, di tutto. Dolce tipico è il calzone con la ricotta, che io ho rivisitato e ho fatto delle sfogliatine con la ricotta. La ricerca dei prodotti a chilometro zero è una costante nei locali di qualità di Cirigliano. La nostra cucina è una cucina tipica lucana, un po' rivisitata. Ho preparato due primi. Un primo con salsiccia pezzente, broccoletti, con una fonduta di caciocavallo podolico e dei coriandoli di peperone crusco. Un altro è una pappardella con i funghi del bosco. E questo invece è un altro un piatto tipico, sono le laganelle, un dolce che si prepara per lo più a Natale ed è fatto con mandorle, noci, cioccolato e uvetta. Questo invece è la pannellozza con i peperoni fritti, un piatto locale utilizzato in antichità, specialmente nel periodo della mietitura. Un altro piatto che vi presento è un fondente di patate con uovo in camicia e pistacchio locale. È un piatto da me rivisitato, un piatto povero ma gustoso. Il ricchissimo paniere gioca un ruolo da protagonista in occasione dei molti eventi che animano il calendario locale. Le origini della Prologo di Cirigliano risalgono al 1989. Un piccolo gruppo di ragazzi volontari ci siamo messi insieme e abbiamo fondato la Prologo di Cirigliano. In più abbiamo riscoperto anche tramite la Prologo le varie tradizioni. Abbiamo valorizzato i prodotti tipici locali, abbiamo rivalorizzato il carnevale di Cirigliano, uno dei pochi carnevali nell'ambito della Basilicata che fa ancora i monologhi dei mesi dell'anno e delle quattro stagioni. Grazie alla Proloco, anche il centro storico rivive con serate culturali e folcloristiche dedicate alle antiche usanze, all'artigianato e al cibo. Fiore all'occhiello è quello di aver fatto il premio Torre d'Argento, che è un premio culturale che viene fatto, quest'anno sarà la 32esima edizione, che viene data a un lucano o di tale origine, che si è maggiormente distinto nel proprio campo anche oltre i confini regionali e nazionali. Attività che completano, con una sintesi perfetta, l'offerta turistica di Cirigliano, borgo ad alta vivibilità che coniuga i vasti silenzi ai momenti di festa che esaltano la tradizione. Venite a trovarci a Cirigliano perché oltre alla storia troverete un'alimentazione naturale, aria ancora per fortuna ottima e soprattutto troverete anche tante infrastrutture per permettere di vivere una bella giornata o più giornate.